Quanto costa effettivamente maxarsi adesso che su Brawl Stars ci sono i livelli fino all'11? Per fare un livello 11 ci va quasi tutto l'oro che abbiamo usato per passare dal livello 1 al livello 9. Maxarsi tutti i brawler a livello 9 occorre avere 80.370 punti energia. E là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Nel video di oggi parleremo di una cosa di cui si vocifera da tanto tempo e che ha creato tante critiche. Quanto costa effettivamente maxarsi adesso che su Brawl Stars ci sono i livelli fino all'11? Beh, in questo video daremo una risposta a tutte le vostre domande. Prima di cominciare però vi chiedo come sempre un pollice in su, l'iscrizione al channel e ovviamente facile facile in fondo allo shop il codice FER, mi raccomando. Detto questo, cominciamo. Ovviamente in sottofondo vi lascerò una delle Club League giocate di recente con il buon The King e il buon Mister DLS, quindi perdonate eventuali fail, ma noi adesso nel frattempo ci facciamo una bella chiacchierata su questo discorso. Innanzitutto dobbiamo focalizzare bene la questione e capire che i brawler adesso sono 56 e tra poco dovrebbe uscire Bonnie, quindi saranno 57. Quindi banalmente sono molti di più, ok? E il fatto che siano di più vuol dire banalmente che ci sono più livelli da fare. Quindi in questo video faremo un ragionamento prendendo singolarmente i dati di un singolo brawler e poi faremo un ragionamento più su vasta scala, ok? Ed è lì che probabilmente sarà un bel casino. Prima di cominciare però faccio un ringraziamento al buon Omen, che magari alcuni di voi se lo ricorderanno, questo qua su Twitter è il ragazzo che gli era capitato il casino con le 11.000 gemme. Vabbè, comunque sì, insomma, andate a vedere, cercate su YouTube perdere 11.000 gemme su Brawl Stars oppure tipo meno 11.000 gemme su Brawl Stars, una roba del genere, e vi dovrebbe uscire il video. Come vi dicevo però, appunto, partiamo dal singolo brawler e partiamo dalla situazione che c'era prima. Sbloccare un brawler è già una roba che va presa in considerazione, perché se il brawler non ce l'abbiamo non possiamo ovviamente cominciare a livellarlo. Quindi partiamo dal presupposto che bisogna sbloccare il brawler, ma ovviamente le statistiche del livello 1 non hanno nessun costo, perché è banalmente quello che abbiamo quando sblocchiamo il brawler. Dalla tabella in sovraimpressione però possiamo vedere che già dal livello 2 ci chiede 20 punti energia, 20 monete d'oro, e il totale della spesa è di 20 punti energia e 20 monete d'oro. Andando avanti però le cose cambiano. Già dal livello 3 vediamo che ci vanno 30 punti energia e 35 punti di oro, ok, monete d'oro. Quindi vediamo che l'oro cresce in una maniera più vertiginosa rispetto a punti energia, ok? Ci va sempre più oro andando avanti con i livelli, e questa è una cosa che si andrà a ripercuotere anche con i livelli 10 e 11, cioè la differenza, lo scarto di punti energia e oro sarà sempre di più. E inoltre riusciamo a vedere che il costo già dal livello 2 totale raddoppia praticamente, perché abbiamo un 50 punti energia totali spesi e un 55 monete di oro totali spese. Quindi per i due livelli ovviamente abbiamo praticamente raddoppiato il tutto. Vado più spedito: il livello 4 richiede 50 e 75, il livello 5 è 8 e 140, il livello 6 130 290. Vedete che l'oro aumenta molto di più. E dal livello 7 arriviamo a 210 punti energia, 480 di oro, 520 punti energia totali spesi e 1040 di oro in totale spesi, ok? Quindi parliamo comunque di cifre più che accettabili. Però il livello 7 va preso a sé, perché da lì si cominciano a poter sbloccare i gadget, che oramai sono praticamente due per brawler. I gadget possono richiedere uno sblocco tramite la cesta, oppure se shoppati richiedono 1000 di oro. Io non terrò in considerazione questa spesa in questa tabella e in questo video, però è una spesa che effettivamente da fare. O la trovate nella box il gadget, o lo dovete shoppare nello shop. Andiamo spediti: 3,40 di punti energia, 800 punti di oro, quindi loro raddoppia letteralmente, e per il livello 9 550 punti energia, 1250 di oro. Il totale della spesa è di 1410 punti energia e 3090 monete d'oro per poter portare un brawler da livello 1 a livello 9. Però ricordo che il livello 9 ormai è storia. Bisogna però anche qui tenere in considerazione il fatto che per i livelli 9 ci sono le star power, che sono sempre due e o vengono droppate come una box oppure richiedono 2000 di oro l'uno.
Quindi solo per i gadget e le star power, che magari è una cosa che può sembrare un po' puntigliosa da dirvi, sono un totale di 6.000 di oro se uno decide di comprare tutto, che è esattamente il doppio della spesa in monete che abbiamo avuto per fare un brawler dallo 0 al 9. Quindi costa molto di più i gadget e le star power rispetto ai livelli. E questa è già un'informazione molto utile per quelli di voi che hanno l'oro veramente contato, hanno tanti punti energia, potrebbero anche pensare di upgradare i brawler senza concentrarsi troppo su gadget e star power, che comunque sia si possono ottenere dalle box e spesso e volentieri è la soluzione migliore. Veramente in pochi casi consiglio di comprarle, a meno che proprio non vi serva quella specifica star power perché vi serve per pushare quel brawler o che cosa ne so. Però i 3090 di oro totali sono niente rispetto a quello che dovete spendere per fare i livelli 10 e 11. Andiamo avanti con questa tabella e vediamo un pochettino che cosa esce fuori. Con il livello 10 ci vanno 890 punti energia e 1875 di oro per fare l'upgrade. Quindi arriviamo a un totale di 2300 punti energia spesi e quasi 5000 di oro spesi. È un bel aumento, ragazzi, cioè da 3000 passiamo a un totale di 5000 di spesa. Quindi qua si evidenzia maggiormente quanto l'oro effettivamente serva tanto in questo update. Ma non è finita, perché per il livello 11 la cosa si complica ulteriormente. Ci vanno 1440 punti energia, che sono tanti, e 2800 di oro, ragazzi. Cioè ci va quasi 3000 di oro. Cioè per fare un livello 11 ci va quasi tutto l'oro che abbiamo usato per passare dal livello 1 al livello 9. Ma non è finita qui, perché sia nel caso del livello 10 sia nel caso del livello 11 si sblocca una slot gear. Il gear si può fare con i token, ma il token è comunque una valuta a parte nel gioco, quindi non possiamo considerarlo propriamente una spesa ulteriore di oro. Però appunto viene messa in circolo un'altra valuta, ragazzi. Quindi alla fine della fiera abbiamo speso 3740 punti energia, quando per il livello 9 ce ne bastavano 1400, quindi ce ne sono voluti più del doppio. E solo per fare il livello 11 ne abbiamo spesi 1440, quindi ci va più punti energia per fare un livello 11 rispetto che fare da livello 1 a livello 9. Ci sta che la cosa sia esponenziale, ma così davvero tanto esponenziale. E un totale di 7765 monete d'oro, il che è più della spesa che potremmo fronteggiare decidendo di shoppare entrambi i gadget ed entrambe le star power. Però ripeto che noi stiamo parlando di queste cifre su un singolo brawler. Capite bene che è fattibile maxarsi un brawler solo col passare del tempo, quando avremo tutti quanti un account maxato completamente. Allora senza shoppare sì, potremmo maxarci un brawler, perché magari nel periodo che ci sta tra l'uscita di un brawler e l'altro noi riusciremo a farmarci questi 3740 punti energia e questi 7765 monete d'oro e anche magari qualche token per i gear. Però al momento attuale abbiamo praticamente, ormai da un po' di tempo per carità, però abbiamo ancora, penso, la stragrande maggioranza dei brawler, ripeto, chi non ha shoppato, almeno dovrebbe essere messo così, a livello 9. E figuriamoci chi comincia adesso, ovviamente ha sicuramente un deficit, che però viene compensato, vi ricordo, da quello che è stato aggiunto nell'ultimo update, ovvero dalle ricompense giornaliere. Brawl adesso dà delle ricompense giornaliere a tutti quanti i nuovi giocatori, ed è un bel boost perché ti fa anche sbloccare dei brawler e ti fa anche sbloccare dei contenuti come le emoji. Insomma, è veramente una bella spinta. Esplodiamo il discorso, mettiamo via la tabella e facciamo questo discorso su tutti i brawler. Vediamo due scenari attuali: quello di 56 brawler attuali presenti nel game e quello di 57 brawler attuali presenti nel game, visto che tra poco uscirà Bonnie, ripeto. Partiamo dal livello 9. Per maxarsi tutti i brawler a livello 9 occorre avere un totale di 80.370 punti energia, non considerando Bonnie, 77.280 punti energia. Occorre invece un totale di 176.130 monete d'oro, escludendo Bonnie, 174.720. Quindi, in poche parole, a spanne ci volevano poco meno di 200.000 di oro comunque per maxarsi un profilo. Che sì, è tanto, ma se ci pensate non è così tanto. Cioè, non avevo mai ragionato sul fatto che prima Brawl era abbastanza semplice da maxare completamente, da fullare come gioco. E infatti Supercell nei mesi aveva introdotto
feature come le skin silver e le skin gold, proprio per aiutarci a spendere quest'oro in qualche maniera e non tenerlo lì a stagionare. Bene, quelle skin adesso non le compra più nessuno, perché la situazione è degenerata completamente. Infatti, per fare 57 brawler solamente a livello 10, guardate come cambiano le statistiche. Ci vanno 131.100 punti energia, che diventano 228.800 senza considerare Bonnie, e 283.005 di oro, 278.040 senza considerare Bonnie. Vi mostro la differenza anche per chi guarda magari questo video un po' più avanti, magari saranno usciti altri 2 o 3 brawler oltre a Bonnie e potrete fare voi il conto. Diciamo che non è raddoppiata la spesa, ma quasi, ma con il livello 11 la spesa non è che raddoppia, di più. Ci vorranno infatti 213.180 punti energia per maxare tutti i brawler a livello 11 e ci vorranno 209.440 punti energia se Bonnie non è ancora uscita, appunto. Ma ripeto, molti di voi vedranno questo video quando Bonnie sarà già uscita e magari sarà uscito anche un altro brawler. L'oro invece, ragazzi, è un bel po'. 442.605 di oro per maxare tutti i brawler a livello 11, che diventano 434.840 senza Bonnie. Cioè, rispetto ai 176.000 dei livelli 9, parliamo di più del doppio dell'oro. È tantissimo, lo so, ma ci sono diversi ma. Innanzitutto c'è da dire che ci sono molti più metodi per fare oro. C'è la corsa all'oro, le casse quando non abbiamo più punti energia ci cominciano a dare più oro, ci sono le sfide, ci sono le casse bonus nel pass, ci sono un sacco di modi per fare oro in più. Ma soprattutto, ragazzi, ci sono modi per fare punti energia più velocemente, e fare punti energia più velocemente vuol dire poi cominciare a fare oro più velocemente, come vi ho già spiegato. Ad esempio, primo fra tutti, il club shop, ragazzi. Il club shop, vi ricordo che a fronte di una spesa di 60 club coin ci dà 100 punti energia. Quindi io adesso a span ne ho 3750 club coin, facciamo due conti, 3755 diviso 60 uguale 62,5, vabbè, facciamo 62 acquisti di questo tipo, che moltiplicato per 100, a parte che si può fare anche senza calcolatrice, ci dà 6200 punti energia. In questo momento io potrei farmi 6200 punti energia così a baffo, e se lo dico io a baffo, voglio dire, ok che non sono niente rispetto ai 213.000 punti energia totali, ma mettiamo un attimino le cose sulla bilancia. Noi non partiamo dal livello 0, partiamo dal livello 9 nella stragrande maggioranza dei casi, perché tanti erano già maxati da un bel po' prima dell'uscita di questi update. E quindi vediamo le differenze, non considerando Bonnie. La differenza tra passare da 0 a 9 e adesso passare da 0 a 11 come livello è di 132.160 punti energia in più, quindi effettivamente molti meno, e di 260.120 monete d'oro, che è più o meno la stessa cifra, moneta più moneta meno, che ci siamo ritrovati quando siamo partiti dall'inizio su Brawl Stars, ok? Quindi circa un 200.000 di oro per maxarsi tutto. In percentuale, a livello 11 c'è un aumento del 150% per quanto riguarda l'oro, ma c'è un aumento del 165% per quanto riguarda i punti energia. Quindi a maggior ragione i punti energia sono ancora più importanti, non solo perché poi ci danno la possibilità di sbloccare l'oro, ma perché sono di più in percentuale. Per il livello 10 invece sono 60% in più di oro e 63% in più di punti energia. Insomma, spero di avervi dato un po' un quadro completo. Ovviamente vi ricordo che col club shop potete comprare anche i gettoni, i token e l'oro, quindi veramente potete prendere qualsiasi tipo di risorsa vi possa servire, e alla fine della fiera fa una bella differenza. Quindi il consiglio è quello di giocare le Club League, in poche parole, e di cercare di fare anche tante missioni, perché non solo le missioni ci permettono di progredire col pass, ma da adesso, dall'ultimo update, le missioni possono dare anche oro e punti energia direttamente. Insomma, i consigli, le tips per andare a fare un po' più di oro, un po' più di punti energia ci sono, ma di base, ragazzi, il gioco ci dà la possibilità di giocare in tantissimi modi e quasi tutti ci permettono di progredire con oro e punti energia. La situazione attuale, tirando le mie personalissime conclusioni, è che prima eravamo annoiati dal fatto che eravamo maxati e non c'erano contenuti.
Ora come ora è vero che c'è stato un aumento pazzesco dei livelli, ma effettivamente il nostro giocare ha un obiettivo, ovvero rimaxare l'account. E se fosse un maxare e basta senza ragione, il discorso ci potrebbe anche stare, ma il fatto che ora ci sia questo squilibrio di livelli ovviamente riapre completamente la ladder. Essere più livellati o essere livellati prima rispetto ad altri ci permette di poter salire più di trofei e di più anche nelle classifiche nazionali e mondiali. Come sempre potremmo trovare giustamente anche delle critiche, però, come ad esempio i punti stellari, che ormai ne ho quasi 60.000. Una volta nello shop uscivano delle offerte per poterli spendere e magari prendersi qualche cassettina, adesso non escono più né le casse né le skin. Insomma, c'è un po' il problema, il famoso problema delle feature lasciate andare a loro stesse. Io spero che arrivi un bel update su questo, sui punti stellari, ragazzi, perché pensate poter sfruttare anche i punti stellari, che boost ci darebbe. Concludendo appunto le conclusioni, io comunque vi dico che secondo il mio parere l'aumento è stato veramente vertiginoso. Prima di fare questo video, sinceramente, sapevo che era abbastanza importante l'aumento, ma non pensavo così tanto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Signori, con questo è tutto. Noi ci salutiamo e ci becchiamo alla prossima. Ciao belli.